Arezzo TV ha presentato ufficialmente il nuovo palinsesto della stagione 2019-2020. Alla Casa dell'Energia di Arezzo il direttore Greta Settimelli ha annunciato conferme e novità per la televisione del Cavallino, nata nel 1988 e che oggi come allora continua a raccontare le trasformazioni, le peculiarità, lo spaccato sociale, sportivo e di costume di Arezzo e provincia. Davanti ai rappresentanti del mondo istituzionale ed economico, di tutti i volti, collaboratori e gli amici dell'emittente ed in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Arezzo TV sono passati in rassegna e vari appuntamenti che ogni giorno propone la nostra emittente, a cominciare da quelli sportivi. Porta che quest'anno ha visto il nostro ritorno, il nostro impegno anche per quanto riguarda la prima squadra dell'Arezzo, con le prime immagini, gli highlights che vengono diffusi ovviamente sulla nostra emittente e soprattutto poi sui social. Sempre legato all'Arezzo poi c'è il calcio giovanile, a cui teniamo molto, perché cerchiamo di raccontare e di far vedere quelli che possono essere i talenti del calcio di domani. Poi per quanto riguarda il basket, da sempre siamo legati alla scuola basket Arezzo, c'è il presidente Mauro Castelli, quindi Carlo Benucci, che è lo speaker ufficiale da sempre della scuola basket Arezzo. La trasmissione Podismo Atletica, anche questa è una trasmissione credo addirittura dagli anni 90 che viene realizzata e che racconta le tante gare che ci sono, perché è una realtà importantissima della nostra provincia. Vorrei ringraziare Massimo Anselmi di Chimera Gold, perché se facciamo alcune delle nostre cose, tra cui il calcio giovanile, ovviamente è perché ci sono persone sensibili, imprenditori sensibili che credono in questo. Arezzo TV racconta ogni giorno la cronaca, documentando tutto quello che avviene nelle edizioni quotidiane, in onda sul canale 214 del Digitale Terrestre, sul sito internet e sulla pagina Facebook. Sì, tutti i giorni cerchiamo di raccontare il nostro territorio, tante volte partendo dalle segnalazioni che alla fine ci fanno sempre piacere, per raccontare proprio i problemi dei cittadini e anche tanta cronaca, quello che succede tutti i giorni per le nostre strade. Facciamo tutti i giorni alle 19, alle 20 e 30 in replica e cerchiamo insomma di raccontare quello che succede. Grande spazio nel nuovo palinsesto è stato dedicato all'attualità, con le trasmissioni Nero su Bianco, A tu per tu, L'edicola di Piero, per vederci più chiaro. Parliamo di politica, ci piace la politica in cui si chiede e si cerca di mettere in difficoltà, tra virgolette, l'ospite, quindi un confronto costruttivo, perché insomma la politica non è fatta solo di carezze, e quindi lo sappiamo che poi alla fine dietro la politica ci sta forse le peggiori espressioni dell'uomo. Noi cerchiamo con le nostre trasmissioni di far venire alla luce la parte migliore della politica, pur sapendo che la politica è questo. E io cerco di raccontare la politica e le cose che succedono durante la settimana come io lo vorrei sentire. Cioè, io sento che molta gente mi dice che ecco, quando la racconti te, la racconti come vorremmo sentirla noi, perché certe volte le varie TV, le nostre grandi sorelle, le raccontano ognuno curando il proprio orticello. Da sempre Arezzo TV è attentissima al sociale. Tra le punte di diamante del palinsesto c'è la trasmissione Voglia di Vivere, che nella prima edizione ha raccontato il percorso di guarigione di una ragazza dal tunnel dell'anoressia. Un grande messaggio di speranza per tutti. Arezzo TV dunque è pronta per un'altra grande stagione insieme, con i suoi numerosi appuntamenti, per non farvi perdere proprio niente di tutto quello che accade nel nostro territorio. Grazie davvero, ovviamente continuate a seguirci nella nostra pagina Facebook, nella diretta del nostro sito, dove trovate sempre H24 la diretta streaming del canale 214 del Digitale Terrestre. Sempre molto felici di raccontare la nostra città. Grazie e buonasera.